Ci troviamo in Alta Val Sangone, ai laghi della Balma, nel parco naturale dell'Orsiera Roccia Vré. Questo è il lago Sottano, raggiungibile in poche decine di minuti dal rifugio della Balma. Aggiungendo un'altra ventina di minuti è possibile raggiungere il lago Soprano. Oggi siamo qui con due ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, che ci aiuteranno a scoprire quali sono gli studi che da anni stanno effettuando su questi interessanti ambienti acquatici. Siamo qui al Lago Sottano con Paolo Pastorino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, a cui chiediamo subito cosa intende come ricercatore per lago alpino. Beh, sicuramente questo termine ha una doppia accezione, infatti con questa terminologia indichiamo sia ovviamente un lago che è situato sull'arco alpino, sia un lago di alta quota, quindi situato a quote diciamo superiori ai 1500 metri, quindi stiamo parlando di laghi sopra il limite della vegetazione arborea. Paolo, esistono dei laghi naturali? Purtroppo no, sostanzialmente per due motivazioni. Quali sono questi due motivi? Entrambi i motivi sono legati all'impatto antropico, quindi all'impatto dell'uomo su questi ecosistemi. La prima ragione è legata al trasporto lungo raggio di inquinanti. Stiamo parlando di contaminanti organici persistenti, come ad esempio i PCB, o addirittura emergenti come le microplastiche, che vengono trasportate in questo caso dalla pianura padana verso queste zone con le masse d'aria e poi finiscono con le precipitazioni all'interno delle acque di questi laghi. E la seconda è l'introduzione di specie alloctone, quindi specie non native di questi ambienti, come ad esempio l'introduzione di salmonidi, in questo caso del salmerino di fonte, che hanno in qualche modo modificato la biodiversità di questi ambienti. Con quale tipo di studi nel dettaglio siete arrivati a queste conclusioni? Beh, il nostro istituto ha avuto a partire dal 2018 tre progetti finanziati dalla Fondazione CRT. Tutti e tre progetti si raggruppano nell'acronimo ALPLA, e con questo acronimo intendiamo Alpine Lakes as Indicators of Global Change, quindi laghi alpini come indicatori dei cambiamenti globali. Proprio su questi aspetti, su queste due problematiche che abbiamo detto prima, abbiamo analizzato diverse componenti di questi ecosistemi, a partire dal chimismo, quindi dalle caratteristiche chimico-fisiche delle acque di questi ambienti, per poi passare al componente vivente. In questo caso abbiamo incentrato il nostro studio sulla componente sulle comunità dei macroinvertebrati bentonici, e con questo termine, come dice la parola, intendiamo invertebrati di dimensioni sostanzialmente visibili a occhio nudo. Stiamo parlando di larve di insetti, di molluschi presenti nella zona litoranea, e ci possono dare un'informazione, in relazione ovviamente a quelle che sono le caratteristiche chimico-fisiche delle acque, di quella che è la qualità di questi ambienti. Poi abbiamo incentrato le nostre analisi sui pesci, quindi sul salmerino di fonte, che è la specie, l'unica specie presente in entrambi i laghi. Abbiamo studiato la riproduzione di questi pesci, l'età di questi pesci, i contenuti stomacali, quindi quello che mangiano questi pesci. Abbiamo visto effettivamente che c'è una pressione su quelli che sono gli insetti terrestri, e che quindi alterano in qualche modo quelle che sono quella che è la biodiversità locale. Inoltre, su questi pesci abbiamo fatto delle analisi sui contaminanti provenienti dalla pianura padana. Sono all'interno ovviamente dei limiti di legge, ma sono presenti ad esempio anche le microplastiche. Questo a avvalorare l'ipotesi che le masse d'aria trasportano questi contaminanti, ormai diffusi in tutto il mondo, anche in questi ambienti remoti.
Parlando del lavoro di oggi, quali parametri avete misurato in particolare e con quale strumentazione? Beh, oggi abbiamo misurato i principali parametri chimico-fisici delle acque, che sono delle attività previste nell'ambito dei progetti ALPLA di cui vi ho parlato prima, e sostanzialmente misuriamo tramite una sonda multiparametrica, quindi contemporaneamente riusciamo a rilevare diversi parametri, tra cui il pH, la conduttività, l'ossigeno, la temperatura, che sono parametri fondamentali da tenere sotto controllo nel corso degli anni, anche in relazione a quelli che sono i cambiamenti climatici che stanno affliggendo tutti gli ecosistemi. E abbiamo prelevato anche contemporaneamente nei due siti di campionamento dei campioni di acqua che verranno processati in laboratorio mediante delle tecniche spettrofotometriche. In questo caso andremo a determinare quelli che sono i contenuti di fosforo e azoto per avere un'idea di quello che è il carico organico presente in questi ecosistemi. E queste modificazioni sono soltanto attuali o risalgono anche a un passato più remoto? Beh, proprio su questo aspetto il nostro gruppo di ricerca, tramite l'utilizzo delle tecniche della paleoliminologia, quindi, come dice il termine, andando a capire quello che è successo anche diciamo milioni di anni fa, tramite una carota che è stata prelevata proprio qui nel lago sottano della Balma, siamo andati a ricostruire quella che era la composizione della comunità, quindi dei raggruppamenti dei ditteri chironomidi. Stiamo parlando sostanzialmente di insetti. Questi insetti hanno la caratteristica di avere una parte chitinosa, una capsula cefalica propriamente detta, e dall'analisi di queste capsule cefaliche nell'ambito di questa carota siamo riusciti a risalire alle modificazioni di questo ambiente, e in questo caso, grazie a una datazione al radiocarbonio di questa carota, abbiamo visto una modificazione proprio dell'assetto di questi organismi a partire dagli anni 70, anni in cui probabilmente da altre fonti, anche questo ce lo conferma, è stato introdotto il salmerino di fonte in questi ambienti, e dove grazie proprio poi alle emissioni di combustibili fossili abbiamo i primi cambiamenti di temperatura anche in questi ambienti remoti. Questi studi, Paolo, hanno delle prospettive future? Beh, sicuramente, oltre che la ricerca di finanziamenti futuri per approfondire quelle che sono le ricerche in questi ambienti, stiamo cercando di creare una rete di monitoraggio sull'arco alpino con altri gruppi di ricerca, proprio per avere nel futuro un database condiviso di questi dati per monitorare quelli che sono i cambiamenti globali in atto. Grazie Paolo. Dunque, anche per voi, quando verrete a fare delle semplici escursioni in questi meravigliosi luoghi, godete sicuramente di questa bellezza e prestate anche attenzione a questi delicati equilibri, e soprattutto se vedete delle persone che armeggiano intorno a queste acque, non vi allarmate, ma sappiate che si tratta di Paolo e Giuseppe, che stanno portando avanti questi studi molto importanti.